Benvenuti a Ricette per vivere bene. Oggi prepariamo una crepe con crema spalmabile al cacao crudo. Benvenuta anche a Giulia Giunta, la nostra chef di Funny Bag Academy. Ciao Giulia, ciao, ben ritrovata. Grazie. Allora, nelle altre puntate che hai già fatto con noi, ci hai abituato a presentarci in quelle occasioni dei piatti salati e c'era sempre un ingrediente che era un superfood. Anche oggi l'abbiamo, parleremo anche di altri superfood, ma iniziamo subito col preparare la crepe, sì. La pastella. Che serve poi di esatto, base. Esatto, prepariamo subito la pastella della crepe, che sarà una crepe dolce naturalmente, e dopo facciamo un piccolo excursus sui superfood e su anche la crema con cui andremo a farcirla. Quindi io qui ho della farina semi-integrale, va bene tipo 1 o 2 e va benissimo anche la farina di farro, veramente ottima. Questo è invece una bevanda vegetale di riso, che è naturalmente dolce, quindi è perfetta per i dolci. La uso perché è già dolce in modo naturale, senza aggiunta di zuccheri. Anche quella di avena è abbastanza dolce, sì, assolutamente. Non aggiungiamo nessun tipo di dolcificante alla pastella della crepe, perché poi l'andremo a farcire con questa golosa crema spalmabile dolce, che ricorda un po', ecco, non voglio quasi neanche dirlo, ma immaginate una crema spalmabile al cacao e nocciole, però in versione superfood e in versione vegana, quindi una veghella, possiamo dire, super super sana. Ecco, come anche la pastella è vegana ovviamente, esatto. Perché la stai preparando senza le uova e con del latte, come dicevi tu, una bevanda vegetale. Assolutamente sì, non c'è nessun bisogno di uova per fare delle ottime crepe. Bastano due ingredienti sostanzialmente, farina e un liquido. Nel caso delle crepe salate, io ho un debole per le crepe. Sul mio sito, che appunto vi ricordo, lamiacucinavegetale.it, trovate tantissime ricette di crepe, perché la maggior parte salate, ma ce n'è anche una dolce. È bello perché si può giocare, cioè mentre la crepe classica con le uova praticamente è sempre uguale, così si può giocare con le farine, cioè in base alla farina che andiamo a utilizzare cambia tutto. Per esempio per le crepe salate si può usare la farina di ceci, tagliandola, non so, con della farina integrale, oppure con della farina di riso, oppure di mais, oppure di grano saraceno, e si può anche fare senza glutine, assolutamente, e cambia tutte le volte. Ora noi andiamo a far riposare questa pastella. Nel caso appunto della crepe dolce abbiamo usato una bevanda di riso. Se avessimo fatto una crepe salata a base di farina di ceci e farina integrale, potevamo usare una bevanda di soia per esempio, e anche dello zafferano per il colore giallo. In questo caso la lasciamo proprio così al naturale. La lasciamo riposare, sì. E nel frattempo ci dedichiamo alla crema spalmabile. Qui abbiamo alcuni superfood che appunto ci tenevo a mostrarvi: i semi di chia, che abbiamo usato nell'altra ricetta, l'avevi messo nell'impasto di una pizza. Della pizza, esatto, perché oltre ad avere eccellenti proprietà, hanno anche proprio questa caratteristica di legare negli impasti gluten free. Con i semi di chia si può fare anche il budino di semi di chia, e io faccio anche la marmellata crudista ai semi di chia. Ecco, una cosa che mi ero dimenticata l'altra volta di dire: senza cottura, cioè frullando la frutta con i semi di chia, loro rilasciano il loro... Questa gelatina e abbiamo la consistenza perfetta della marmellata, però tutto crudo, tutto al naturale, 100% frutta. Poi si può aggiungere un po' di dolcificante in base al tipo di frutta che utilizziamo. L'hai detto con una certa soddisfazione, è stato un tuo esperimento. Sì, questa è una cosa proprio mia che ho sperimentato, anziché il classico budino fatto con il latte vegetale che di solito si fa, e semi di chia. Questi sono semi di canapa e semi di lino insieme. Anche la canapa l'abbiamo già usata. Anche quella, anche i semi di lino. Per fare un formaggio, praticamente. Sì, abbiamo una fatto ricotta. Una cagliata. Esatto. Semi di lino importantissimi per integrare l'omega 3. E poi abbiamo la chicca, sono i semi di anguria, che non è facilissimo, non sono facilissimi da trovare. In questo caso sono bianchi perché sono decorticati, praticamente è stata tolta la cuticola nera, che è un po' dura, è un po' marognola. Sono molto buoni come sapore, io li uso in genere per fare dei pesti, oppure anche da sgranocchiare così al naturale. E poi abbiamo il cacao crudo, allora, che utilizzeremo nella ricetta di oggi. Ecco, il cacao crudo, dici qualcosa. Il cacao che troviamo normalmente in commercio è tostato, cioè prodotto da fave di cacao tostate. Sì. E nella tostatura purtroppo si perdono tantissimi nutrienti. Il cacao è tra le sostanze più antiossidanti tra i vegetali che esistono. Quindi può fare veramente molto bene. Sì, molto molto ricco di antiossidanti, di flavonoidi, contrastano i radicali liberi. E poi
ricchissimo di ferro anche, il cacao, in particolare il cacao crudo, ha un effetto energizzante, cioè quindi va bene per chi fa molto sport, perché sente proprio la carica di energia e c'è anche un po' di caffeina, quindi attenzione a non abusarne magari nelle ore serali, perché magari potrebbe disturbare un po' il sonno. Allora, utilizziamo per questa veghella delle nocciole tostate che andiamo a frullare con un piccolo mixer, basta anche un piccolo mixer, dalle nocciole intere otterremo una crema di nocciole fluida. È vero che si trova anche in commercio, però è facilissima da fare in casa. Io faccio in casa anche la crema, il burro di arachidi. Faccio in casa il burro di arachidi, il burro o la crema di nocciole sono quelli che in assoluto vengono meglio come autoproduzione casalinga. Quindi andiamo a frullare e poi aggiungiamo gli altri ingredienti. Possiamo far vedere nel frattempo, allora prima sì, otterremo praticamente una farina. Poi succede che la frutta secca rilascia il suo olio, perché è molto ricca di olio, e quindi se noi insistiamo un pochino otteniamo la crema. Dobbiamo avere solo un pochino di pazienza. Quindi senza l'aggiunta di altri ingredienti, solo nocciole, si può ottenere già una crema. Esatto, andiamo a mescolare un pochino, già si compatta praticamente man mano che esce l'olio. Come in tutte le cose in cucina, un pochino di pazienza ogni tanto ci vuole, cioè non possiamo pretendere di fare tutto subito in poco tempo. Sto già facendo. Si è già compattata, sì. Adesso insistiamo ancora l'ultima volta. Però poi aggiungerai, a parte il cacao, qualche altro ingrediente? Sì, certo, dopo aggiungerò il cacao crudo, dello sciroppo d'agave e un goccino di latte vegetale proprio per ammorbidire, sì, tutto. Ah, quello è sciroppo d'agave, sciroppo quindi d'agave è il dolcificante di questa, esatto, ricetta. Sì, è quello che questa io crema. Uso spesso anche quando facciamo il corso sui dolci in Funny Veg Academy, parlo un po' dei dolcificanti, per esempio il malto, il malto, i vari sciroppi d'acero, d'agave. È un dolcificante che mi piace moltissimo, è lo zucchero di cocco, ovvero lo zucchero estratto dal nettare dei fiori della palma da cocco, che ha un indice glicemico più basso rispetto alla media, è molto interessante. Qui ne basta poco, ci voleva un dolcificante liquido per la tipologia di preparazione. Allora, perché è importante avere questo burro di nocciole fluido? Perché deve essere meno granuloso possibile, perché questa crema noi la vogliamo liscia il più possibile. Questo è il motivo per cui va frullata molto bene, esatto, dici, quindi bisogna arrivare a questa consistenza. Esatto. Deve diventare un burro, come hai detto, esatto, tu. Esatto, perfetto. E dopodiché si possono aggiungere gli ingredienti. Se li aggiungi prima invece no, perché prima il liquido rimarrebbe molto granulosa. Sì, ok. Esatto. Il motivo è quello. Esatto. Io insisto ancora un pochino. Andiamo a versare il cacao. Lo sciroppo d'agave. Il dolcificante in questo caso. Esatto. Sì. Andrebbe bene anche un malto di riso, però il malto di riso rispetto allo sciroppo d'agave ha un potere dolcificante minore, sì, quindi dolcifica di meno. Sì. Quindi magari c'è in questa preparazione tu consigli qualcosa di più zuccheroso. Sì, perché il cacao è un bel po' amarognolo, quindi dipende un po' anche dai gusti. Aggiungiamo un goccino, magari non tutto perché ci regoliamo poi in base alla consistenza. Di latte, cos'era che latte era? È sempre di riso, bevanda vegetale di riso è quella che io uso di solito per i dolci, come appunto l'abbiamo già usata per la pastella delle crepe. Ah, il colore come vediamo è molto intenso, molto scuro. Esatto, sì. Ora vediamo se aggiungere eventualmente un altro pochino di bevanda vegetale, ma sì, il colore del cacao crudo tra l'altro ha un aroma e un profumo molto suo particolare, diverso rispetto a quello che è stato. Ha secondo me una componente di acidità un pochino più marcata rispetto al cacao tostato. L'ideale però sarebbe evitare di cuocerlo poi. Okay. È anche un peccato perché è costoso. Quindi utilizzarlo per quelle preparazioni come delle creme spalmabili o dei dolci crudisti con la frutta, sì, dei tartufini, sì, a base di frutta secca. Ok, però sconsigli di cuocerlo perché
insomma, è un peccato, secondo me. Lo paghi tanto perché ha determinate caratteristiche, le vai a perdere con la cottura. Si impoverisce un po' con la cottura. Se dobbiamo fare una torta al cacao, usiamo un cacao tostato normale, cioè non vale neanche la pena. Aggiungo un altro pochino di, non tanto, di bevanda e poi abbiamo finito, Sì. Ok. E questa. Benissimo. È la nostra crema pronta. Che si può conservare, dicevi, qualche giorno. Assolutamente. E che andrà a guarnire la nostra crepe. Sì. Nel frattempo avevi fatto riposare la pastella, perché dici è consigliabile. Sì, è meglio sempre farla riposare, non dico tanto, basta qualche minuto, perché così si sciolgono tutti quei grumetti che inevitabilmente si formano. E invece facendola riposare a poco si idrata praticamente, no? Anche quando facciamo la classica farinata, è un classico farla riposare, no? Non c'è bisogno di farla riposare 24 ore, cioè. E nemmeno in frigo? Ma se la facciamo riposare 10 minuti, no. Se invece nel caso della farinata ligure siamo in estate, fa molto caldo e la vogliamo fare riposare tutta la notte, allora meglio in frigo, ovviamente. Allora, questa la lasciamo da parte poi per farci delle crepe. Nel frattempo diamo un'altra mescolata alla nostra pastella. E poi per le crepe ci vuole la piastrina, come hai tu qui, Assolutamente. No? Assolutamente. Obbligatoria. Sì, certo. Questa è una... Allora, questa è proprio una padella adatta per le crepe. Sì. Una crepiera. Sì, una crepiera. Però se avete anche una padella antiaderente di buona qualità, va benissimo ugualmente. L'importante è che farla scaldare molto, molto bene. Qui per fortuna con questi fornelli sono veloci. Però la cosa importante è che la padella deve essere antiaderente e molto molto calda. Anche se non è quella adatta per crepe, l'importante è che sia di buona qualità, ecco. Io un goccino di olio lo metto di solito nelle crepe, va bene anche un olio d'oliva, perché alla fine è sempre il migliore per le cotture ad alte temperature. Evito di usare l'olio di semi, tanto poi non va a interferire con il sapore, perché l'olio d'oliva per i dolci può dare un po' fastidio, cioè può essere un po' invadente. Però è difficile gli oli di semi trovare di qualità, mi confermi questa cosa o...? Sì, allora in genere per i dolci io uso l'olio di mais biologico. Proprio per gli impasti, non utilizzando appunto il burro e neanche margarine, perché non sono molto sane, utilizzo l'olio di mais biologico, a volte anche l'olio di riso, oppure anche l'olio di cocco è indicato per i dolci. L'unica cosa è che l'olio di cocco non mi fa impazzire, perché è molto ricco di grassi saturi. Ah. Sì, e quindi i grassi saturi preferisco evitarli. Allora, se ho un pennello... Ok... Ok, già è perfettamente calda, era un po' bagnato il pennello, ma non fa niente. Abbassiamo il fuoco e prendiamo un mestolo di pastella. Una pastella, ricordiamo, senza uova. Assolutamente sì. E la versiamo. Al centro e facciamo roteare la padella. Se avete questo attrezzino, non è indispensabile, ma è comunque utile per spalmare la nostra crepe. Quindi per avere una crepe veramente molto sottile la stai esatto, facendo? Esatto, sì, per spalmarla, renderla più sottile. Una crepe che ci dicevi sul tuo sito troviamo in ogni versione. Sì, sul mio sito trovate diverse ricette di crepe, soprattutto salate, in versione anche gluten free, con tanti ripieni come antipasto, come secondo, perché una crepe con farina di ceci è farcita con un patè di legumi è praticamente un secondo piatto. Sì, sì. Poi la faccio piegata in vari modi, arrotolata, per esempio tagliata a rotolini come antipasto, come se fosse sushi praticamente. Uh-huh. E quindi è proprio carino giocare. Cioè, mi sembra un impasto con cui si può giocare veramente tantissimo. Senti, il fuoco qua, come consigli allora, di tenerlo? Il fuoco all'inizio che molto qua non c'è alto, fuoco, ma... sì, all'inizio molto alto, perché la padella deve essere molto calda. Il momento in cui noi la versiamo, abbassiamo subito, perché si potrebbe bruciare. Poi adesso ho visto che ci stavo un po' e allora l'ho alzata e inizio piano piano a
a staccarla con una palettina così, ma va bene anche il classico leccapentole, quello in silicone. Deve essere comunque una palettina flessibile. E questa è perfetta, insomma, anche come colazione, come merenda. Perfetta, sì, sì, assolutamente. Sì, adesso vanno tanto di moda i pancake, sì. Che, per carità, beh, anch'io ce li ho, ho delle ricette sul mio sito, mi piacciono moltissimo. Se devo proprio scegliere, preferisco le crepe. Ma la differenza nell'impasto, per esempio, qual è? Allora, non c'è, la differenza è che l'impasto dei pancake deve essere più denso. E poi si fanno piccolini di solito, no? Esatto, si fanno piccoli. E la cosa strana è che nei pancake non c'è bisogno di ungere la padella. Questo è infatti una cosa positiva perché guadagniamo in leggerezza. Però l'impasto deve essere più denso, perché altrimenti sei liquido. Quindi gli ingredienti, bene o male, sono gli stessi, tu sì, ne hai varie versioni. C'è anche un'altra differenza, che nei pancake io metto un pochino di lievito. Ah, sì, perché è vero. Essendo appunto senza uova è importante che gonfino un pochino. Quindi metto il lievito naturale per i dolci a base di crema tartaro e bicarbonato sostanzialmente. Allora, prima dobbiamo essere sicuri che sia perfettamente staccato dal fondo. Dopodiché infiliamo sotto la palettina e la giriamo. La facciamo cuocere anche dall'altro lato. E quindi è fatta. E poi la andiamo a farcire. Siamo giunti verso la fine, ma tanto manca veramente poco. E la farcirai anche con un po' di frutta, vedo, no? Sì. Frutta secca. Sì, perché un po' di frutta fresca, metterò anche dei lamponi perché danno un tocco di colore e danno anche un tocco di acidità, che secondo me ci vuole. Del cacao crudo magari spolverizzato sopra, appunto non uso zucchero a velo, non mi piace, non lo uso mai, non uso mai zucchero bianco. Si trova anche lo zucchero integrale a velo in commercio, cosa ne pensi? Sì, no, va bene. Si può anche fare in casa, Partendo dallo zucchero di canna integrale, se avete un mixer un po' potente, si può creare lo zucchero a velo tranquillamente in casa, vero? Questo è anche vero. L'unica cosa che ci vuole è quello chiaro, perché lo zucchero integrale in genere è scuro, è marrone, quindi lo zucchero a velo verrà marrone, non verrà bianco. Quindi se lo troviamo bianco c'è qualcosa che... Vuol dire che non è, che è di canna, ma non è integrale, okay. Però vabbè, se ne mettiamo una spolverata va benissimo, cioè non è che adesso dobbiamo fare i talebani, no, dai. Poi alla fine i dolci sono delle cose che ci si concede in modo, insomma... saltuariamente, non è che ci abbuffiamo di dolci tutti i giorni, tutto il giorno. Allora, andiamo a farcire la crepe. Sì, con la nostra crema spalmabile a base di cacao crudo. Usiamo questa, che è molto molto golosa, devo dire, sì. A prova di goloso. Sì, hai detto bene, a prova di goloso, perché le ricette che proponi tu in realtà, pur essendo salutiste, sono tutte molto golose. Sì. E quindi riscuotono sempre successo, immagino, un po' a un'ampia categoria di persone. Vero, sì, è stata una delle prime cose che ho cercato di fare fin dall'inizio, quando ho iniziato questo lavoro. Volevo rendere la cucina 100% vegetale. Sana sì, però deve essere golosa e gustosa e alla portata di tutti, cioè a prova di bambino esigente, a prova di onnivoro abituato a mangiare in modo, insomma, molto saporito. È sempre stata una cosa fondamentale, quindi niente papponi punitivi o dolci che magari dolci non dolci che sanno solo di farina e di latte di soia, cioè allora preferisco mangiarmi la frutta, perché alla fine il dolce in assoluto più sano che la natura ci ha regalato è la frutta. Certo. Cioè su questo non si discute, infatti spesso dolcifico i miei dolci con la frutta essiccata come le uvette, i datteri, cioè quando si può, perché no? Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti. So che ti piace fare le cose precise, quindi non ti voglio fare troppa fretta, però... Sì, io sono una super precisa. è una cosa che avete in comune quasi tutti voi, chef. Sì, penso che faccia parte del mestiere. Bisogna essere un attimino organizzati e un po' precisi, altrimenti non si va avanti. Mettiamo la granella di nocciole, che dà anche quel tocco di croccantezza, che vuol dire che ci sta sempre. E poi la... giriamo. Possiamo piegarla in due, ma anche in quattro, per esempio, in modo che, diciamo così, che si veda un pochino. Ah, è studiata questa cosa, che la farcitura esca un pochino, sì, per ingolosire. Esatto. Poi mettiamo questo, un po' di cacao crudo sopra. Ah, anche questo è crudo?
Eh sì, certo, Beh, perché sì, per sarebbe un forza. peccato diversamente. Esatto. Anche attorno. Andiamo a riempire un po'. E un Qualche tocco di lampolina. Eh rosso. sì, dai, ci vuole. Ma. Penso che nessuno abbia dubbi che questa ricetta sia golosa e invitante. È stato Assolutamente. interessante vedere che la crepe si può fare con gli ingredienti che ci hai portato tu, quindi senza prodotti di origine animale. Ed ecco qua la nostra crepe è finita. Io ringrazio Giulia Giunta per averci proposto questa bellissima ricetta. Grazie, Ringrazio anche Fanny Vega Academy per averci ospitato e ringrazio anche tutti voi. Continuate a seguirci.